Konnichiwa ragazzi, o meglio dovrei dire hello, perché sì, Chi-chan si trova a Londra per circa tre mesi e mezzo e vorrei riuscire a fare una specie di vlog, magari anche degli articoli scritti, quindi un blog più blog, su il mio soggiorno qui a Londra. Però vorrei provare a fare qualcosa di un po' diverso e non questo è il London Eye e questo è il Big Bang e questo è Mite Soasai eccetera, qualcosa che sia più inerente alle mie passioni. Quindi vorrei fare tante foto più particolari, più legato al Giappone, anche perché qui ci sono un sacco di giapponesi. Ne ho già conosciuti tre. E due sono in classe con me e invece un'altra l'ho conosciuta tramite loro, eccetera, eccetera. Perché sono qui? Perché devo migliorare il mio inglese, naturalmente. Infatti sto facendo una scuola, la Marble House International, e per 6 settimane, e poi dovrei fare uno stage di 8 settimane. Dovrei, perché me lo cerca la scuola e non è sicuro al 100% come lo trovino, però vabbè, spero che me lo trovino, e se non troverò quello farò magari qualche altro corso e intanto magari mi cerco un lavoretto da fare nel frattempo che sono qui, perché l'accommodation è già pagata fino al 9 agosto. E non vi faccio vedere la stanza perché è un po' incasinata Italian style, però poi voglio fare anche una video recensione riguardante il residence in cui mi trovo, che è molto carino, molto comodo, un po' fuori, sempre in zona 3, però in Tottenham Hale. E niente, London è una città molto interessante, particolare, ci sono un sacco di cose da vedere e c'ero già stata quando tra la quarta superiore e la quinta, nell'estate tra quei due anni, perché ho vinto un viaggio studio presso la mia scuola. I migliori di ogni quarta facevano un viaggio studio qui a Londra e io naturalmente ero una secchiona e ho vinto il viaggio, e c'era stata per 8 giorni se non sbaglio, tutto pagato. Yeah! Le cose gratis sono sempre le migliori. E differenze, allora, una differenza che ho notato rispetto a circa 7 anni fa è che prima in metropolitana vedevi tutti che leggevano o il giornale o i libri, quindi tipo così. Io non capivo mai come facessero a leggere, perché cioè stai ballando e poi nick. Sì, io sono lì che che mi tengo. Invece adesso ci sono quelli col giornale, qualcheduno con i libri, ma pochi, e tutti telefono, i reader, console di gioco. Molto, si sono evoluti anche loro. E niente, mi sto cercando di ambientare, sono qui da una settimana e niente, volevo soltanto informarvi su questo fatto, anche se in realtà voi direte ma che minchia me ne frega. Quindi per questi tre mesi e mezzo non sarò in Italia, non potrò partecipare a fiere, però spero di andare al London Comic Con, che dovrebbe essere verso fine maggio se non sbaglio, o a giugno, non mi ricordo, e poi c'è anche il Japan Expo, una cosa
qualcosa del genere, un'altra fiera dedicata al Giappone, spero di andare anche a quella. Spero anche di trovare qualcuno che venga con me, perché le due ragazze giapponesi che ho conosciuto non seguono anime e manga. Io, ma come? Il ragazzo invece sì, li guarda, però non sono riuscita molto a discutere con lui perché non è ancora molto bravo con l'inglese. Vabbè, nemmeno io lo sono, però lui è un po' più, lui è a livello inferiore al mio. Quindi poi era molto timido, quindi rimane un po'. E niente, ci sentiamo spero presto perché sono sempre fuori alla fine, quindi non è che ho tanto tempo per fare queste cose. Adesso vado a mangiare in un parco, sola e soletta, e poi andrò a farmi un giro. Perché, vabbè, sì, ho conosciuto delle persone, però sono persone che sono già qui già da mesi e quindi non è che abbiano tutta questa gran voglia di fare i turisti. Quindi per ora sono da sole, spero che il tempo regga perché prima c'è il sole, poi piove, poi c'è il sole, poi piove. Ah, ma che cavolo! Accenditi! E poi magari giri l'angolo, vai via, fai via col vento, cioè, sto cavolo di tempo fa proprio cagare. Niente, questo era soltanto un video così tanto per chiacchierare e per dirvi che prossimamente farò dei video, parlerò della mia accommodation, della scuola e poi tante altre belle cosine che devo ancora scoprire, devo vedere. E niente, per ora è tutto, un bacio a tutti, ci sentiamo and see you soon! Anzi, io preferisco Gianni!